Mano nella mano, sguardi complici, consigli sussurrati. Da quando Harry d'Inghilterra ha presentato al mondo Meghan Markle come sua fidanzata, non l'ha mai lasciata sola nelle occasioni pubbliche. Ma presto le cose cambieranno, perché la neoduchessa di Sussex dovrà, come la cognata Kate Middleton, anche presenziare senza il marito a eventi e giornate benefiche. La prova del fuoco sarà il prossimo 14 giugno, a Chester, ma non da sola, al fianco della regina Elisabetta. La sovrana, infatti, inaugurerà il Mersey Gateway Bridge, aperto al traffico lo scorso ottobre. Dopo il taglio ufficiale del nastro, un pranzo con le autorità nel palazzo del municipio. Un impegno importante per l'ex attrice, che per la prima volta si troverà da sola con The Queen, senza il marito a farle da spalla. È una donna straordinaria, aveva detto Meghan di lei durante la conferenza stampa seguita al fidanzamento, animata da un'ammirazione che parrebbe sincera. In programma anche un altro appuntamento importante, quello con il Troop in the Color, la parata che ogni anno a giugno festeggia il compleanno della sovrana, nata ad aprile, ma il meteo a Londra, si sa, in primavera non è dei più stabili. Sarà la prima volta della duchessa al balcone di Buckingham Palace, insieme al resto della Royal Family. Chissà come se la caverà. La regina, per insegnarle le buone maniere, le ha affiancato la sua assistente storica Samantha Cohen, soprannominata The Panther. A Kate Middleton, invece, toccò la più bonaria regina madre. Per diventare una lady la strada è dura, insomma. Tocca impegnarsi davvero. Meghan ha portato la pace tra Harry e papà Carlo, leggi anche Meghan Markle. Lezione dall'assistente della regina, leggi anche Harry e Meghan Markle vanno a nozze. Cronaca di una favola, leggi anche Harry e Meghan Markle oggi sposi, il primo bacio da marito e moglie, leggi anche.